per iniziare. Il nido delle aquile. 5, 4, 3, 2, 1, go! Buonasera a tutti, lunedì 26 marzo, buonasera da Gianfranco, questo è il Nido delle Aquile, siamo su Radio Roma Futura, insieme a me per farvi compagnia, Alberto, Marco ed Antonio. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, bentornati. Bene, questa settimana analizziamo un po' magari la stagione della Lazio, visto che in questo weekend non ci sono state le partite del campionato per la sosta dedicata alle nazionali. L'Italia ha mantenuto il trend preso, quindi con una sconfitta per 2-0 contro l'Argentina, e sono stato un po' sorpreso. Vabbè, di nazionale non ne parliamo quasi mai, ma non la seguo nemmeno molto, però sono stato sorpreso perché magari pensavo il nuovo ciclo iniziasse subito dalla partita contro l'Argentina, visto che hai questo vantaggio tra virgolette di non avere impegni subito ufficiali, quindi pensavo subito a partire con la formazione che poi per i prossimi 4 anni sarà la l'Italia con 9 undicesimi che hanno perso poi lo scontro diretto con la Svezia. Invece poi ho rivisto un po', erano esattamente 9 undicesimi di quelle che hanno giocato a San Siro con la Svezia. Sì, tanto, tanto. Beh, sicuramente dopo un risultato storico come quello contro la Svezia, sicuramente. Vedremo la partita che ci sarà domani, magari ci sarà questo inizio che sarà pure ora, insomma, per iniziare a vedere questa cosa decisamente nuova. Pescato i giocatori italiani nel campionato. E beh, il lavoro è proprio quello, la difficoltà sarà proprio quella, però da qualche parte bisognerà iniziare. E quindi analizzeremo un po' la stagione della Lazio fino adesso, parleremo dei prossimi impegni con il Benevento e il Salisburgo che ci aspettano il sabato di Pasqua e il giovedì successivo. Questa è solo l'anteprima, quindi iniziamo subito con la sigla e poi parte il Nido delle Aquile. Il Nido delle Aquile. Io credo che il Benevento meriti, assieme a Rececconi, a Wilson, di far parte del club azzurro come Vaccareggi la chiamato, insomma. E un'altra cosa voglio dire, se mi permette, voglio ringraziare tutta la squadra, perché oggi, siccome è il mio compleanno, io avevo chiesto a loro almeno un pareggio e mi hanno dato la vittoria, e questo mi accresce ancora di più la gioia di questa giornata, ecco. Rececconi, pochi gol ma più che buoni, direi ottimi. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti 2, insomma ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia il solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti, questo